tutto quello che noi stiamo lavorando in campo durante la settimana è anche bene, dobbiamo trasportarlo in campo dove ci sono, secondo me, in questo momento delle difficoltà. Quindi io mi sento umile, mi sento contestato e devo essere bravo anche a togliermi la contestazione mediante le prestazioni, se ho le palle. Se invece sono uno che non ha gli attributi, vado e porto alla barca il venticello. Io invece ho responsabilità, la sento, voglio dare una soddisfazione a chi mi ha portato qui, perché è quello che più mi dispiace. Quello che più mi dispiace non è me stesso, io sono, penso di essere una persona altruista, però sono molto responsabile, lo sono sempre stato fin da piccolo, e quello che è il dispiacere mio è che non riusciamo io e la squadra a dare dei contributi di continuità lavorativa e anche di risultati. Il dispiacere mio è quello di non regalare delle persone per benissimo, come la proprietà e la società che mi hanno scelto. Questo è il mio rammarico in questo momento, non è tanto il dispiacere solo ed esclusivamente chiaramente dei risultati che non arrivano. No, è che voi ne sparate talmente tanti che poi alla fine qualcuno le indovinate pure. Fate come... C'era un grandissimo giornalista, Gianni Brera, diceva il Milan vince, il Milan pareggia, il Milan perde. Poi diceva, a seconda del risultato, diceva, l'avevo detto. Le dite tutte e tre. Diciamo che ci sono dei ragazzi che stanno spingendo per giocare ed è giusto anche dare la possibilità a qualcuno di mettersi in mostra per il bene della squadra. Arrigoni, secondo me, finora ha fatto un ottimo percorso in crescendo. Bombasi lo stesso, sono due giocatori che secondo me possono giocare. Ci sono altri giocatori che hanno qualche piccolo problema, gli attaccanti per esempio, Magnaghi e Cianci sono, essendo anche fisicamente prestanti, fanno più fatica a recuperare. Quindi questi sono un po', diciamo, tentardini di Matteo, ecco un'altra cosa che sto pensando. Sta facendo molto bene Florio, se devo essere proprio sincero, però Cancellotti in questo momento è un carro armato. Se dà, come si dice, significativi segnali di recupero attivo, Cancellotti è uno che non ci rinuncio sinceramente. Ah, Minelli e Soprano, così ti aggiungo anche Soprano, probabilmente entrano in gruppo dopo la da giovedì, però ecco, immaginarsi Soprano e Minelli pronti per Potenza, questo no. Tornano in gruppo, faranno quello più o meno che faranno gli altri, con un occhio di riguardo, e dopo probabilmente loro incominceranno a pensare a giocare dal martedì successivo, insomma.